presenti, grazie al Cavaliere Griconio della Reale Arcicofraternita che ci ha ospitato stasera qui, grazie al Marchese San Felice dell'Ordine Costantiniano che ci ha anche letto un graditissimo messaggio di soltezza reale, Carlo di Borbone. Grazie a chi ha celebrato. Io sono napoletano, nato in mezzo a voi, io non ho respirato altra aria, non ho veduto altri paesi, non ho conosciuto che solo la mia terra natale. Ogni affezione, ogni affetto mio è riposto nel regno, i costumi vostri sono pure i miei, la vostra lingua è pure la mia, le ambizioni vostre sono pure le mie. Mi gloro di essere un principe che, essendo vostro, ha tutto sacrificato al desiderio di conservare ai sudditi suoi la pace, la concordia, la prosperità. Sono tra le ultime parole da re, dettate e scritte nel Francesco II di Borbone, che è il dicembre del 1860. Perché ogni anno ricordiamo la morte di Francesco II di Borbone? Noi ricorderemo la sua morte con il movimento del Borbonio, il Vittoriale Legittimo, che stasera sarà presente. Noi e tutti quelli che ci seguiranno in questa cerimonia, perché Napoli e il Sud sono più o meno nelle stesse condizioni alle quali ci ridusse l'unificazione italiana. E se Borbone e Francesco II erano associati a Napoli e al Sud, anche dal punto di vista addirittura lessicale, quando qualcuno vuol parlare male di voi si chiama al sud Napoli borbonici o borbonici, in senso negativo, come negativo tutto ciò che è meridionale o è fatto o è prodotto viene dal sud, allora è giusto partire dalle parole e dalle storie per invertire il senso delle parole e delle storie. E allora è giusto rivendicare forte e chiaro la nostra appartenenza, le nostre radici, la nostra identità. Siamo borbonici, siamo fieri di esserlo. E oggi siamo qui a celebrare l'ultimo re Borbone, l'ultimo re che ha saputo governare le sue terre, le nostre terre in maniera adeguata, avendo come riferimenti i nostri stessi valori profondamente cristiani, avendo come riferimento le nostre tradizioni, la nostra fede. Sono napoletano, i vostri affetti, i miei affetti, la mia lingua, la vostra lingua, le vostre ambizioni, le mie ambizioni, concordia, pace, prosperità. E questa coincidenza non è casuale. Nel momento esatto in cui Francesco II ha lasciato la sua nostra terra, ci hanno governato senza amare i popoli del sud, i popoli delle Sicilie, senza condividerne mai gli interessi, le tradizioni, gli affetti, le ambizioni, inseguendo obiettivi differenti, obiettivi personali. E da 150 anni noi abbiamo chi ci governa che magari è nato qui, è nato in questa terra, è nato a Palermo, è nato a Foggia, a Reggio Calabria, ma non è di Napoli, non è di Foggia, non è di Reggio Calabria. Pace, concordia e prosperità. Da 150 anni sono tre elementi che noi non viviamo con le nostre parti. Questo totalmente a prescindere da tutto quello che ci hanno detto e tutto quello che hanno scritto, soprattutto in quest'anno, quello delle celebrazioni dell'unificazione italiana. Fino al 1860 noi eravamo in pace e concordi tra noi nel regno e fuori dal regno. Nessuna guerra, nessuna condanna a morte negli ultimi 10 anni di governo, altro che brigantaggi nemici. Fino al 1860 vivevamo una prosperità che abbiamo perduto per sempre, come dimostrano non i nostri libri, almeno non solo i nostri libri, ma anche le ricerche, soprattutto archivistiche, che in questi mesi, in questi anni, hanno fatto venire fuori la verità, quella relativa ai redditi, alle industrie, alle produzioni agricole, che erano pari o superiori rispetto a quelle delle regioni centro-settentrionali. E se ancora oggi nessuno può negare che gli ex popoli delle due Sicilie vivono da troppi anni tra mancanza di identità, attacchi continui, oggetto spesso di umiliazioni e di distruzione di quella che fu la nostra dignità, se da troppi anni nessuno può negare che il Sud, l'antico regno delle Sicilie, vive una crisi progressiva sempre più drammatica, con questioni meridionali che nessuno ha voluto o saputo risolvere, noi evidentemente siamo qui a ricordare Francesco II perché abbiamo ancora il dovere di farlo. Abbiamo ancora il dovere di ricordare Francesco II che nella sua semplicità, la sua concretezza, nelle sue scelte, basta leggere i decreti, quello che lui fece nei pochi mesi di governo, con i suoi valori, il suo esempio, può raccontarci ancora molte cose e può essere ancora prezioso quando ci racconta queste cose grazie alle storie che ricordiamo e grazie ai momenti in cui questo di preghiera. Per quelli che furono un tempo, gli antichi popoli delle due Sicilie, per quelli che qualsiasi cosa si troveranno a fare, in qualsiasi posto si troveranno a vivere, in Italia, in Europa, nel mondo, ritorneranno a essere, da un altro, nella dignità, i coraggiosi popoli delle due Sicilie. Grazie a tutti voi.